Buonasera da Rossella Tadrusio e da Eugenio Pucci. Benvenuti alla seconda edizione del TG Poliziano. In occasione del centenario della sconfitta di Caporetto, si è tenuta nella lavagna dei nostri licei la presentazione del libro Prima dell'alba di Paolo Malaguti. L'evento si è svolto in collaborazione con la biblioteca Archivio Storico Piero Calamandrei. Vediamo l'intervista all'autore del nostro inviato Lorenzo. Ci puoi introdurre brevemente di cosa parla questo libro? Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. Il libro è un romanzo storico ambientato su un doppio binario cronologico, una parte ambientata nel 1917 e racconta la rotta di Caporetto. L'altra parte è più improntata sull'orma del romanzo giallo e racconta l'indagine della morte del generale Graziani nel 1931. Nella mia esperienza di lettore prima che di scrittore, bisogna stare attenti con il dato storico, linguistico, anche con le descrizioni, perché chiaramente se esageri dopo la lettura si inceppa e il lettore ha tutto il diritto di annoiarsi. In questo romanzo però avevo un forte desiderio di fare appunto soprattutto una ricerca di tipo linguistico per recuperare il gergo di trincea, che immagino che nelle prime pagine possa un attimo spiazzare il lettore perché si tratta di parole non più in uso nella lingua italiana, però a lungo andare spero che possano dare al lettore un'impressione maggiore di essere proprio dentro la trincea. Quando scrivo cerco di non pensare a un target di pubblico ben preciso. Sicuramente può interessare uno studente che sta affrontando la Grande Guerra o che è appassionato di storia. Ha preso il via la quinta edizione di Una vita da social, la campagna educativa della Polizia di Stato volta a sensibilizzare i cittadini sui pericoli del web. In particolare il 6 dicembre nella piazza di Sant'Agnese a Montepulciano si è tenuto l'incontro dei nostri studenti con il track itinerante della Polizia Postale per approfondire il tema del cyberbullismo. Vediamo l'intervista della nostra inviata Anita. Ci troviamo a Montepulciano insieme al vicequestore aggiunto Alessia Baiocchi, al quale vorrei rivolgerle una domanda. Ha riscosso degli elementi positivi in questo progetto di andare nelle scuole e presentare i problemi del cyberbullismo? Sì, moltissimi. Devo dire che questa è per la provincia di Siena la terza edizione di Una vita da social, il track della Polizia di Stato che effettua una campagna itinerante in tutta Italia e si ferma nelle città diciamo più significative, girando piano piano tutte le province d'Italia. Da noi è già stato, questa è la terza volta, è già stato a Siena e a Poggibonsi e quest'anno abbiamo deciso di spostarci anche a sud della provincia, in particolare a Montepulciano. Questo per cercare di arrivare il più possibile vicino agli studenti di tutte le fasce d'età per parlare di un uso consapevole della rete e dei social network in particolare, che oggi sono molto usati anche da voi giovani. Il 17 dicembre presso i licei poliziani si è tenuta la seconda giornata di orientamento per i ragazzi delle terze medie delle scuole limitrofe. In particolare i ragazzi hanno assistito a degli esperimenti svolti dai nostri studenti sotto la supervisione della professoressa Batani. Vediamo il servizio. Domenica 17 dicembre ai licei poliziani di Montepulciano si è svolto il secondo Open Day programmato per l'anno scolastico 2017-2018. Insegnanti e studenti tutor dei vari indirizzi hanno ricevuto genitori e futuri liceali nei due plessi della scuola. Dopo una breve illustrazione dei vari indirizzi e delle attività previste dal POF da parte dei docenti e della referente dell'orientamento, genitori e studenti sono stati accompagnati dai tutor a visitare l'istituto. Durante l'arco della giornata sono stati aperti i laboratori di fisica, chimica, informatica, l'aula di disegno, la palestra, la biblioteca e l'aula 3.0. Nei laboratori di fisica e chimica il filo conduttore della giornata sono stati i colori. I futuri studenti hanno potuto assistere ad alcuni esperimenti. Siamo giunti al termine di questa seconda puntata del TG Poliziano. Non ci resta che augurarvi buon Natale e buone feste da Rossella Tadrusio, da Eugenio Pucci e da tutta la redazione.